Buongiorno a tutti, benvenuti a chi è presente in questa bellissima Biblioteca dell'Archivio Storico delle Arti Contemporanee e a chi si è collegato in streaming. Beh, Insomma, è anno due dal Covid, l'importante è esserci e esserci con tantissime eh, novità dal punto di vista della selezione dei film e anche... Eh, di alcune cose sono state introdotte eh, all'interno della Mostra Internazionale del Cinema, di cui vi parlerà il direttore Alberto Barbera. Siccome Alberto ha il dono della sintesi e parlerà pochissimo, io mi dilungherò un po' di più, così state tutti contenti. Scherzo, no, vorrei partire proprio dal Covid, perché così poi ci evitiamo domande dando alcuni dati. Ovviamente l'anno scorso siamo partiti sapendo poco o niente, non solo noi, forse anche i medici e il mondo in generale. Siamo riusciti a fare la mostra in presenza, abbiamo messo in collaborazione con tutte le autorità preposte in campo un protocollo che ha funzionato, ci hanno tutti riconosciuto non solo il coraggio, la determinazione, ma anche l'efficienza. Quest'anno speravamo qualche cosa di più rilassato, al momento non è così, ma non mettiamo limiti alla provvidenza. Eh, abbiamo ovviamente i vaccini e avremo questo Green Pass che dovrebbe consentire una più tranquilla eh, mobilità, ma le restrizioni rimangono uguali. Diciamo che anche quest'anno su una capienza fra le sale del Lido, quelle di Venezia e quelle che utilizziamo in terraferma, di circa 8.000 posti siamo di nuovo eh, a 4.000 tutte le altre norme sono praticamente identiche a quelle dell'anno scorso quindi i controlli agli accessi la prenotazione obbligatoria la conferma l'assegnazione la la, del posto cosa che è stata da tutti gradita sia da voi giornalisti e critici che dal pubblico e eh, vediamo quest'anno anche l'inserimento del come dire, della presentazione eh, del Green Pass, che è la novità. Eh, che cosa dire? Eh, Alberto poi, quando illustrerà il suo ricchissimo programma, eh, in qualche modo eh, dovrà tener conto del fatto che se questo non cambia, ci sarà qualche sacrificio in termini di presentazione di titoli e qualche contemporaneità nelle sale. Ci sarà di nuovo l'arena del Lido, non ci sarà quella dei giardini, però ci sarà... Eh, il piccolo teatro dell'Arsenale che eh, sarà aperto anche a proiezioni eh, della mostra e eh, naturalmente quello che normalmente c'è anche eh, in terraferma. Quello che sta succedendo eh, è ehm, come dire, un grande interesse, una grande voglia di esserci, un, eh, si sta registrando un aumento eh, della presenza della stampa. Ovviamente ci auguriamo tutti che ci sia anche una grande presenza delle delegazioni che accompagnano i film, più dell'anno scorso. È un po' presto per dare dei numeri sul numero degli accreditati e soprattutto delle vendite che non sono ancora, eh, ancora aperte. E quindi che cosa dire? Eh, noi siamo pronti, speriamo veramente che ci possa essere, ma non solo per noi, per il mondo intero, per il nostro Paese, per Venezia. Eh, un rallentamento di questi contagi che possa consentire eh, un'apertura maggiore, ma come sempre ci atteniamo strettamente alle regole preposte eh, per la sicurezza di tutti. Eh, C'è una piccola cosa che annuncio perché non l'abbiamo messa in programma, ma eh, per la prima volta quest'anno eh, mostra del cinema, giornata degli autori e settimana internazionale della critica assieme spingendo molto sul piano diciamo, della autorialità, festeggeranno un autore italiano che è Citto Maselli. Il 5 eh, settembre ci sarà una piccola cerimonia e ancora in sala e orario da stabilire sarà presentato il suo film restaurato ehm, Storia, Storia d'amore che valse la Coppa Volpi a Valeria Golino. Eh, appunto, per lasciare più tempo eh, ad Alberto, mh, una delle novità principali è eh, l'impegno che la Biennale tutta a partire da questa mostra internazionale d'arte cinematografica mette in quella che in termini eh, scientifici viene chiamata neutralità carbonica. Quindi abbiamo in maniera molto seria e molto eh, diciamo, eh, scientifica affidato un, uno studio di un processo che partirà già dalla 78 ⁇ edizione della mostra attraverso l'istituzione di un carbon management plan che sarà applicato fin da quest'anno e ovviamente dopo la mostra del cinema anche a tutte le altre manifestazioni eh, della Biennale. Che cosa, che cosa significa in concreto? Comporta quantificare tutte le emissioni di gas a effetto serra connesse al ciclo di vita della mostra e poi, come dicevo, anche delle altre manifestazioni, attraverso azioni dirette, quindi misure concrete e indirette. Il progetto si svilupperà secondo la metodologia cosiddetta PAS 2060, Specification for the Demonstration of Carbon Neutrality della British Standard Institution. L'unico standard riconosciuto per la neutralità carbonica a livello internazionale. In più, rispetto anche ad altre manifestazioni, il risultato finale e il raggiungimento dell'obiettivo saranno verificati e certificati dal RINA, ente internazionale accreditato. Quindi non facciamo proclami, non raccontiamo che ci occupiamo di sostenibilità. Abbiamo preparato, ci siamo eh, fatti preparare uno studio molto eh, preciso. E già dalla mostra del cinema cominceremo il progetto di eh, messa in campo di questa, eh, di questa procedura. La mostra d'arte cinematografica è la prima rassegna cinematografica di questa importanza che intraprende un percorso di certificazione. Credo che questa sia una cosa importante. Voi sapete che la Biennale. Eh, poi è un piano di investimenti molto sostenuto, ovviamente tutti questi temi saranno molto presenti e eh, sostenibilità è la parola d'ordine, basta con la resilienza, adesso andiamo avanti, abbiamo dimostrato che la prima parte l'abbiamo superata, cerchiamo adesso di mettere in pratica quello che abbiamo imparato. Ovviamente, voglio ringraziare gli sponsor. Ricordiamoci che l'anno scorso nessuno ci ha abbandonato, non solo per la mostra, ma nemmeno eh, confermando l'impegno per quello che poi eh, siamo riusciti a realizzare. Già l'anno scorso, eh, come sapete, teatro, musica e danza, quest'anno, architettura, è in corso la danza dopo il teatro e a settembre ci sarà eh, la musica. Armani Beauty, che diventa main sponsor della 78esima mostra. Campari, Cartier e Mastercard sono i nostri sponsor principali. Ovviamente, partner fondamentali, anzi fondativi, sono il Ministero della Cultura, che dà un fondamentale contributo alla mostra del cinema, la Regione Veneto, il Comune di Venezia e la Soprintendenza di Venezia. Ve ne sarete forse accorti, la RAI è stata molto presente anche nelle altre manifestazioni, c'è stata una grande copertura. Abbiamo siglato un protocollo di media partnership con eh, RAI Cultura, ma in generale con la RAI e eh, naturalmente alla mostra del cinema sarà molto presente, non solo con eh, le ordinarie informazioni, ma anche con rubriche eh, allargate, con un'attenzione a tutta la, tutta la parte informativa, ma anche degli speciali. Che dirvi? Buon lavoro a tutti, lascio la parola ad Alberto. Grazie Presidente. Allora... Ci siamo, ci saremo di nuovo in presenza, con le stesse limitazioni purtroppo e qualche accortezza sanitaria in più. Però insomma, al termine della scorsa edizione ci eravamo illusi eh, che quello fosse l'inizio del ritorno alla normalità, poi come sapete così non è avvenuto eh, e, e la seconda e la terza ondata ci hanno tenuto in sospeso fino ad oggi. Nel frattempo, però, abbiamo lavorato per tutto l'anno intensamente, senza sosta, a preparare questa edizione, a selezionare i film, tantissimi perché si sono sommati i film di due edizioni, 2020 e 2021. Eh, ci ha sorpreso, lo dico subito, mi ha sorpreso e ci ha sorpreso tutti insieme la qualità media, ammesso che questo termine abbia un senso, che è complessivamente più alta del solito, come se la pandemia fosse servita a stimolare la creatività di tutti, con la conseguenza che molti avevano le carte in regola per aspirare a un posto alla mostra del cinema e numerosi purtroppo coloro che invece non sono riusciti a entrarvi per assoluta mancanza di spazio. Per questo motivo mi sento di essere assolutamente ottimista sullo stato di salute del cinema in generale, nonostante le difficoltà che l'industria cinematografica sta attraversando e dovrà ancora eh, confrontarsi con, e, però insomma, con il Green Pass, con le vaccinazioni che proseguono, ci auguriamo eh, che procedano senza interruzioni e che si possa davvero sperare che l'autunno 2021 segni quel, quell'inizio della tanto auspicata ripartenza. I film sono tanti, eh, non più del solito naturalmente, eh, però... Qualche considerazione generale, lasciate che la faccia all'inizio. La prima è che anche quest'anno ci sono film da tutto il mondo, pochissime le assenze, le assenze di rilievo, la Cina forse, che però è presente con due cortometraggi, alcune coproduzioni, senza contare che c'è un film che arriva da Taiwan, mentre il resto dei continenti è ben rappresentato. In totale sono addirittura più dell'anno scorso i paesi presenti in varie forme a Venezia sono ben 59 eh, un accenno a parte merita credo la presenza italiana eh, che nel concorso principale è più consistente di quello di cui siamo, a cui siamo abituati ci sono 5 film in concorso e 3 fuori concorso senza contare tutti quelli nelle sezioni collaterali non si tratta in realtà di voler sostenere ad ogni costo il nostro cinema in un momento di particolare difficoltà Credo invece che la selezione italiana sia la fotografia di un momento di grazia nel quale cineasti già affermati sembrano in grado di esprimersi al meglio e altri si confermano invece punti di riferimento sicuri per il cinema di domani. Altra considerazione, erano otto le registe. Le donne regista nel concorso principale lo scorso anno, sono 5 quest'anno, sembra un passo indietro, ma è solo parziale. Nel 2020 le regie al femminile erano il 28% del totale dei film in selezione ufficiale, quest'anno sono il 26%, erano il 25% nel 2019. Insomma, sì, c'è una piccola battuta d'arresto se vogliamo, però è la conferma che il lungo periodo di rallentamento ralenta produttivo Uh, dovuto alla pandemia, ha pesato forse maggiormente sulla componente femminile, ma sono convinto che si tratti di un cedimento temporaneo in quel processo di parificazione di genere che tutti uh, invochiamo e auspichiamo. L'ultima constatazione è uh, il ritorno in forza degli americani: Warner Bros., Universal, Disney sono uh, li, le major presenti quest'anno in forze. E quindi anche il ritorno di Star e Divi, che l'anno scorso erano un po' mancati, eh, anche perché gli americani sono usciti prima di noi dal lockdown e sono pronti, prontissimi alla ripartenza che, cioè, che speriamo coinciderà con le grandi uscite dei prossimi mesi. Un segnale incoraggiante per tutti che molti attendevano e del quale non possiamo che rallegrarci. E adesso veniamo alla selezione ufficiale di Venezia, 78. Cominciamo con Biennale College Cinema, vi ricordo che nell'arco di nove anni di vita di questa attività eh, sono stati sviluppati e finanziati a tutt'oggi 28 lungometraggi, ciascuno dei quali ha ricevuto un finanziamento alla produzione di 150.000 euro. Uh, nel 2017 si è affiancato a Biennale College Cinema anche un Biennale College VR. Dedicato alla realtà virtuale, che ha contribuito a produrre sette progetti finanziati con 60.000 euro ciascuno. Enuncio queste cifre perché sono la misura concreta del successo di un'iniziativa nata con una scommessa e trasformatasi in una realtà produttiva a basso costo tra le più efficienti al mondo, di cui siamo, lasciatemelo dire, giustamente fieri. Quest'anno sono ben sei i film di Biennale College Cinema che verranno presentati alla mostra perché quattro realizzati nel 2021, due che arrivano dall'edizione precedente e che hanno rimasto bloccati per via della pandemia. E questi sono i titoli, sono su due slide che vi faccio vedere, questi sono i primi tre e questi sono uh, i tre successivi. Il uh, programma completo di Venice Vuar Expanded. Sarà annunciato soltanto fra qualche giorno, ma vi anticipo che conterrà un progetto nel, realizzato nell'ambito di Biennale College VR che si intitola Lavrintos eh, e eh, vabbè, avremo modo di riparlarne, ripeto, fra qualche giorno. Veniamo alla stazione Orizzonti. Eh, nel corso degli anni il concorso, il concorso di Orizzonti si è imposto come una vetrina capace di... A valorizzare con efficacia i film selezionati e promuovere registi che si sono poi affermati a livello internazionale. Molti hanno vinto premi in altri festival, sono stati distribuiti con successo in numerosi paesi, non pochi, non pochi hanno preso le mosse da lì per alimentare una carriera che li vede oggi tra i registi di riferimento del cinema contemporaneo. E già in precedenza alcuni si sono ritrovati nel concorso principale di... Venezia dopo essere passati da Orizzonti. Un bel segnale anche questo di fedeltà reciproca e lasciatemi dire di efficacia da parte della mostra, che anche quest'anno vedrà due autori di Orizzonti degli anni precedenti che fanno il loro ingresso invece nel concorso principale. Ma veniamo ai 19 film selezionati per quest'anno a cui si aggiungono i 14 cortometraggi, 12 in competizione. Avete, vedete nella slide i primi titoli e questa è la seconda slide, e due fuori concorso: eh, un cortometraggio di Barbara Paz e uno di Giuseppe Piccioni. I lungometraggi, come vi ho detto, sono 19, il film di apertura è, è il, Le promesse eh, di Thomas Kruitov un regista molto interessante che si era fatto notare cinque anni fa con un bel film desordio, si intitolava La Meccanique de l'Ombre, eh, che non abbiamo invitato ma che è stato nella shortlist a lungo. Il suo nuovo lavoro ha un cast di eccezione, vedete Isabelle Huppert, Reda Kateb, e è un interrogativo di grande attualità, eh, quale sia cioè il rapporto fra integrità politica e le promesse elettorali di un candidato sindaco alle prese con la propria ambizione. Atlantide è invece il primo film, il primo dei due film italiani invitati in Orizzonte, in concorso. Il regista Iuri Ancarani è un giovane video artista e documentarista di grande talento che è stato rivelato dal Festival di Locarno negli anni scorsi. Il suo nuovo lavoro molto ambizioso, devo dire, è stato girato a Venezia. È uno, uno dei tanti film girati a Venezia quest'anno, eh, non siamo riusciti a invitarli tutti eh, e neanche in parte, questo purtroppo è l'unico, ed è dedicato ai giovani lagunari che vivono in simbiosi con i propri barchini che costituiscono l'orizzonte esclusivo del loro piccolo mondo senza grandi prospettive per l'avvenire. Miracle eh, è il, il film di un, un regista... Eh, Rumeno che eh, l'anno scorso mi aveva, ci aveva colpito con un suo film precedente che poi non abbiamo eh, invitato, si chiamava Ne Identificat. Questo si chiama invece Miracle, come ho detto, rimedia in qualche modo a quell'assenza ed è la conferma, secondo noi, del talento assolutamente convincente di questo di quest autore. Non è facile raccontare la storia senza fare spoiler, per cui ve la lascio, vi lascio scoprire le molte sorprese di questo film. Che, che, che insieme è rigoroso ed emozionante. Questo è un primo film, invece, eh, Pilgrims eh, di Laurence Barreza. Eh, primo film, primo lungometraggio di un regista che era stato in concorso con un cortometraggio a Venezia nel 2017, un esordio anche questo, devo dire, molto convincente. Il film è una singolare rituale di elaborazione del lutto, una sorta di insolito pellegrinaggio che si disvela lentamente come un'inquietante esplorazione nella topografia di un trauma. Chi invece non ha bisogno di presentazioni è eh, Laura Bispuri, il secondo film italiano di Orizzonti, arriva per la prima volta a Venezia con il suo terzo lungometraggio, anche qui un cast davvero notevole. Alberto Rohwacher, Maya Sansa, Carlo Cercello e Dominique Sandà, eh, racconta le dinamiche imprevedibili di una famiglia riunita in occasione del compleanno della vecchia madre, ma vi lascio, ve lo lascio scoprire eh, quando lo vedrete eh, a settembre. Da Taiwan arriva invece un regista che si chiama Chung Wong Hong, eh, anche in questo caso mi ero innamorato del suo film precedente, scusate. Ecco, Poo Boo The False. Il suo film precedente era stato candidato da Taiwan per gli Oscar, si chiamava E San. Era un film abbastanza impressionante e anche questo è una sorta di. e ancora una volta il racconto del crollo di una famiglia sotto il peso di aspettative disattese e tragedie inaspettate. Con immagini straordinarie, perché Chun Bong Hong è anche un grandissimo, un grande direttore della fotografia. Che presta la sua creatività anche ad altri registi eh, cinesi. Dal Messico arriva il secondo film di Joaquín del Paso, che è stato assistente di eh, Jaime Escalante, una nostra vecchia conoscenza, una buona scuola direi perché eh, a giudicare almeno dal da risultato. Il film è un ambizioso racconto metaforico denso di umori bruniwelliani. Che mette alla berlina il sistema educativo messicano come scuola di formazione di una elite classista e razzista. Amira. Amira è il nuovo film di Mohamed Diab, che è forse il più importante e promettente dei registi, dei cineasti egiziani della nuova generazione. Era stato a Cannes con un suo film precedente, Clash, Clash. Non un certain regar. Diab è soprattutto interessato alle questioni. Politiche, sociali più importanti che riguardano la società ediziana, ma questa volta si occupa invece della questione palestinese o perlomeno di un tema di grande rilevanza nella società eh, israelo-palestinese, di cui si sa pochissimo. Io ignoravo del tutto che esistesse un problema di questa natura: la nascita di bambini palestinesi concepiti con lo sperma dei padri fatto uscire clandestinamente dal carcere in cui sono. Eh, incarcerati per ragioni eh, politiche A Plain Town è il secondo eh, impressionante film di Eric Gravel protagonista una bravissima Laure Calami, che molti ricorderanno se avete visto la serie tv di grande successo Call My Agent qui è una madre single che deve occuparsi della figlia mentre rincorre affannosamente un colloquio per un lavoro migliore di quello che ha, mentre a Parigi esplode un interminabile sciopero di mezzi di trasporto. Un film che toglie letteralmente il fiato mentre ci costringe a riflettere sulla condizione femminile delle donne lasciate sole a se stesse. Un altro film sulla condizione femminile è, si chiama uh, One of Seven Mothers di Peter Kerekes, un, regista, un documentarista cecoslovacco. Che ha trascorso per questo film sette anni con le detenute e il personale di un carcere per donne con figli in uh, Ucraina. E, e il risultato di questo lungo processo di condivisione è un racconto toccante sulla maternità, tutto al femminile, nel chiuso di una casa di pena: una sorta di ibrido fra documentario e finzione di grande rigore ed efficacia, ma soprattutto molto coinvolgente ed emozionante. Se non sbaglio è la prima volta invece che uh, viene invitato a Orizzonte un film del Kosovo, un'opera prima di uh, Kaltrina Krasnicki, si chiama Vera Dreams of the Sea. Uh, è un film che dà vita a un personaggio bellissimo e coraggioso, una donna sola, che si oppone al muro di gomma di una società patriarcale, maschilista e retrograda. Un racconto semplice, intenso, sofferto, non riconciliato, come molti altri ritratti femminili visti ultimamente al cinema. Ne ricordo un paio che erano a Cannes, la Civil e Amparo. Ne vedremo altri a Venezia quest'anno. Non è evidentemente un caso questa ricorrenza su temi e figure molto simili che condividono l'idea di una lotta che gli uomini non sembrano più in grado di eh, sostenere. Dalla... Uh, questa è un'opera prima invece eh, di un giovane regista eh, cambogiano della generazione post-Khmer Rouge che si confronta con il tema del rapporto intergenerazionale e la trasformazione del paesaggio urbano nella capitale di eh, Phnom Penh un grande edificio al centro della città che ospita numerosissime famiglie e deve essere demolito, il film eh, riflette sulle reazioni e le pressioni a cui sono sottoposti gli abitanti, gli amici, i vicini, con grande empatia e partecipazione. Eh, il film successivo viene, viene dalla Tailandia, è un secondo film atteso di un, di un autore che si chiama... Eh, jacques raval l'islam rong il titolo del film in inglese è anatomy of time uh, nittam ron ha vinto con il suo film precedente il suo primo film il festival di rotterdam nel 2015 questa è una potente riflessione sul tempo come come, eh, come dice il titolo ma anche sul conflitto fra le generazioni sulla prevericazione maschile Uh, sulle donne, uh, sulle lacerazioni di una società a lungo dominata da un regime militare violento e sanguinoso. È un film esigente anche nei confronti dello spettatore perché confonde e mescola i, temp i piani temporali e quelli della narrazione. Presente e futuro si alternano e si mescolano generando immagini di grande bellezza e intensità. Questo invece è un ritorno. Eh, e l'altro Tom di Rodrigo Pla e Laura Santullo sono i due eh, registi, la coppia di autori che avevano aperto Orizzonti qualche anno fa nel 2015 con un mostro de Mil Cabezas. Questo nuovo ambizioso film è l'indagine eh, sul rapporto complesso fra una madre e un figlio, una madre single, un figlio con disturbi comportamentali, un padre assente e soprattutto un'interferenza dei servizi sociali americani. Che vorrebbero imporre cure a basi di, di psicofarmaci. Non è ovviamente un trattato medico, ma è un ritratto sensibile, intenso e partecipato. Uh, un secondo film uh, dalla Bolivia si chiama El Gram Movimento. Scusate, ecco, di Chiro Russo, che è stato uno degli esordi degli ultimi anni forse più interessanti dal subcontinente uh, americano. L'approccio del film è semidocumentario, quasi sperimentale, è una sorta di sinfonia di una grande metropoli, la Paz, nella quale si stagnano le vicende di alcuni minatori arrivati in città in cerca di lavoro. Tracce di lotta di classe, la fatica del lavoro e dell'esistenza, ma anche la magia di un guaritore errante. Siamo dalle parti di un cinema, come dicevo, di ricerca e di sperimentazione, ma capaci di suscitare emozioni e incantamento. Dall'India viene invece il film di Aditya Vikram Singh Gupta, si chiama Once Upon a Time in Calcutta, è il terzo lungometraggio di questo autore. Un'opera ambiziosa che segna anche uno scalto rispetto al minimalismo dei suoi film precedenti. Questo è un film corale con molti personaggi sulla Calcutta temporanea, fa perno su un personaggio centrale, un ritratto femminile complesso e toccante. Che diventa il simbolo di una caduta in cui si riflette il disfacimento di un presente soffocato in qualche modo anche dal peso del passato della cultura del passato. Il film che chiude, invece, ma non è l'ultimo del mio elenco: lo è. Eh, il film che chiude Orizzonti è l'ucraino eh, Rino di Oleg Sensov. Il regista non è famoso soltanto per i suoi documentari, ma anche e soprattutto per essere stato. Ingiustamente arrestato, condannato a vent'anni e incarcerato in una prigione russa perché contrario all'annessione della Crimea voluta da Putin, finché la pressione internazionale e lo sciopero della fame non hanno convinto le autorità russe a liberarlo. Questo è il suo primo film di finzione, non è un documentario, racconta la scalata ai vertici della mafia ucraina di un piccolo criminale violento e senza scrupoli, sino a una sorta di redenzione finale. Uh, un film che esibisce la violenza, lo dico per tutti perché per alcuni sarà di difficile sopportazione, lo esibisce in maniera forse anche eccessiva, ma offre anche grandi momenti di cinema a segno di un indiscutibile talento. Uh, True Things uh, di Harry Woodcliffe, Harry è una donna, una giovane regista, scusate, eh, devo andare indietro, ecco. Eh, il talento di questa giovane eh, regista al suo secondo lungometraggio consiste nel prendere storie di ossessione femminile che sembrano già raccontate molte volte al cinema affrontandolo attraverso una prospettiva capace di renderle estremamente personali e originali. Se nell'esordio il, il suo primo film si chiamava On You il desiderio era quello di avere un figlio, e in quest'opera seconda l'assillo della protagonista, che vive un po' ai margini della società, è il non voler restare sola, anche a costo di imbarcarsi in una relazione tossica. Eh, L'aiuta la, la bravissima interprete che si chiama Ruth Wilson. L'ultimo film di, del Concorso di Orizzonti è anche l'unico film d'animazione di questa mostra del cinema. Arriva dal Giappone, si chiama Inuho, eh, l'autore è Ioasa Masaki, eh, il passaggio all'animazione adulta di un giovane regista di culto eh, molto noto nel panorama del, dell'anime dell giapponese, del cinema giapponese. Più commerciale, lo spunto di partenza è la ricostruzione della battaglia di Donnura del XIV secolo, che è se non una volta storica nella storia del, del paese. Ma poi lo spaccato storico lascia spazio a una sorta di opera rock che diventa un dramma estremamente toccante e universale sul valore della narrazione contro le ragioni del potere e della storia. C'è una sezione nuova quest'anno, l'abbiamo annunciata, si chiama Orizzonti Extra. Eh, il titolo rimanda a una sorta di estensione di orizzonti e in realtà in parte è così ma la, 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 la novità consiste nel fatto che per la prima volta verrà attribuito un premio degli spettatori non del pubblico, è un vezzo che consentitemi il pubblico è un'entità astratta mentre invece sono gli spettatori sono tutti coloro che entrano in sala per vedere il film e che potranno votare con un codice il film appena visto, uno degli cioè otto film che abbiamo messo in questa particolare competizione, La, che si apre con Land of Dreams, il ritorno di Shirin Neshat, che è stata in competizione due volte a Venezia, ha vinto anche un leone d'argento, è una grande artista iraniana che vive e lavora negli Stati Uniti, F firma a quattro mani questo Land of Dreams con Soja Azari. Eh, non vi dico nulla, è un film che cambia il registro formale ed espressivo dei suoi primi due film. Nel film c'è anche, anche Matt Dillon, è un film molto più come dire, disponibile a eh, rapportarsi con il grande pubblico. Eh, Costa Brava, il cui titolo internazionale è Lebanon di Munia Aki è invece il primo film di una giovane regista libanese che vive tra Beirut e New York. Ambientato in un prossimo futuro vagamente distopico, è la storia di una famiglia che si ritira a vivere in un posto isolato, sulle montagne che stanno dietro alla capitale, lontano dal caos della città, eh, con l'utopia di creare una sorta di piccolo Eden che però in viene minacciato dalla costruzione di una grande discarica. Nel cast, un grande cast, Nadine Labaki e Saleh Bakri, che sono due, forse i due attori più importanti del cinema eh, libanese. Oh, il riferimento a Moschito Costi di Peter Weir e a Captain Fantastic non è del tutto fuori luogo. Dalla Russia, invece, arriva eh, un film che si chiama Mama Yadoma di Vladimir eh, Bitokov ancora la storia di una madre indomita in lotta contro il sistema, in questo caso il regime sovietico, e quello delle Madri Coraggio, come dicevo prima, è un po' il leitmotiv di molti film di quest'anno. Eh, da segnalare la grande prova di interpretazione di Xenia eh, Rappaport che è la protagonista del film e che porta in realtà il film sulle sue spalle. Eh, Ma noi, invece uno per prima, l'esordio di Antoinette Boulat, che è una delle principali casting director francesi, è un bel esempio di cinema francese eh, post-Nouvelle Vague. Ecco, questo per inquadrare un po' eh, la, la tipologia del film, con due ottimi attori: Tom Mercier, che è già affermato, e un esordiente invece di, gran, di grandi promesse che è Lula Ampros, di cui sentiremo sicuramente parlare. Un film sulla, sui giovani di oggi e del loro rapporto con, con quest'epoca cruciale e turbata. Eh, vi segnalo che il film è coprodotto dai fratelli Dardenne. Eh, in Orizzonti extra c'è anche un film italiano, il nuovo film di Vilma Labate, La ragazza ha volato. Eh, Labate era stata altre volte a Venezia nel 2018 con un documentario, ci arriva ora con un film a soggetto eh, la sceneggiatura è stata scritta qualche anno fa dai fratelli di Innocenzo ed è un film sulla violenza maschile e la resistenza femminile, diciamo così, trattato con molto pudore e sensibilità e anche in questo caso una giovanissima protagonista al manoce che è davvero un'autentica rivoluzione di cui sentiremo sicuramente parlare in futuro. Dal Brasile arriva il secondo film di Alexandre Moratto, Sette prigionieri, Seven Prisoners. Uh, il film è coprodotto da Ramin Barani e da Mereyes è la storia di un gruppo di ragazze di campagna che accettano il lavoro eh, in, di demolitori in città solo per scoprire di essere diventati in realtà gli schiavi del proprietario di questo, di questo, di questo posto. La denuncia della schiavitù moderna che è una pratica di, si, si dice in, in ascesa nel Brasile di oggi fa da sfondo a un dilemma morale del protagonista costretto a scegliere fra fra uh, lo schierarsi con lo schiavista o mettere a rischio il futuro della propria famiglia, beh, questo allora non mi azzardo a pronunciare il titolo originale di questo film, il titolo inglese è molto più comprensibile. È The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic. Il regista si chiama Monichi è forse il film più singolare di questa selezione. Perché? Perché è scritto, scritto dall'attore del film che è anche un amico del regista, eh, un attore semiceco come il protagonista del film, eh, che racconta del pericoloso viaggio in treno intrapreso per raggiungere una donna con cui intrattiene un legame virtuale a distanza. Il punto di vista del film e quindi anche quello dello spettatore coincide con il punto di vista del, del protagonista per cui l'immagine è costantemente fuori fuoco. Perché, vediamo, come spettatore, vediamo quello che vede il protagonista del film. E nonostante questo, il film riesce a costruire una tensione crescente, non vi dico perché, perché davvero è un film, una narrazione estremamente coinvolgente, che si scioglie solo nel finale, fortunatamente liberatorio. L'ultimo film della competizione di Orizzonti Extra è un film italiano, un altro film italiano, La macchina delle immagini di Alfredo C. di Roland Seiko. Un singolare lavoro di montaggio realizzato a partire dalle riprese di un operatore italiano a seguito della spedizione in Albania, che alla fine della Seconda Guerra Mondiale viene sorpreso dall'insediamento del regime comunista e trattenuto in Albania insieme ad altri 27.000 connazionali. I materiale d'archivio con cui la vicenda personale e quella storica è revocata eh, il film utilizza sono assolutamente straordinari e, e davvero costituiscono il fascino maggiore di questo film eh, singolare. Siamo arrivati a, eh, ci sono, sì, al fuori concorso, che eh, ha numerose sottosezioni, ci sono un paio di film, di produzioni speciali, un documentario eh, sulle sette giornate di Bergamo, il, il titolo dice tutto, siamo in piena emergenza pandemica dello scorso anno. Il secondo, la seconda proiezione speciale è già stata annunciata perché verrà proiettata in preapertura del festival ed è un documentario che la Biennale ha commissionato, una specie di diario che la Biennale ha commissionato a D'Andrea Segre mh, per raccontare lo svolgimento di questa edizione storica che è stata l'edizione 2020 della mostra del cinema. Come sempre c'è una sezione di cortometraggi eh, fuori concorso, sono tre... Uh, mentre Tsai ming e Rado Yude che ha vinto recentemente il di Berlino non hanno bisogno di presentazioni, lasciatemi dire invece due cose su Vasili. Uh, Vasili è uno pseudonimo uh, perché l'autore lo ha girato uh, poco tempo fa durante la feroce repressione contro le proteste di piazza seguite al colpo di stato in Myanmar. Il film è un'impressionante testimonianza in presa diretta di che cosa voglio dire vivere nel terrore sotto un regime dittatoriale e crudelissimo. Non aggiungo altro, non so se l'autore potrà venire a Venezia, dubito anche perché correrebbe dei rischi che non vale assolutamente la pena che corra. Però vi invito a vederlo perché davvero, dura solo 15 minuti ma è assolutamente impressionante. Fuori concorso, eh, non fiction. Non fiction sono i film che una volta si chiamavano documentari, il termine è un po', un po desueto e preferiamo uh, definirli in questo modo. Uh, il primo è, una, è il nuovo documentario di John Alpert che era stato a Venezia soltanto l'anno scorso, due anni fa, con un documentario girato a Cuba nell'arco di 50 anni. Questa volta invece John Alpert ha seguito per 36 anni, dall'84 al 2020, tre piccoli criminali del New Jersey eh, raccontandone la dipendenza dalla droga, le entrate e le uscite di prigione, la lotta per disintossicarsi, le inevitabili ricadute, il tutto con molta oggettività, eh, in realtà costruendo poco a poco un rapporto di empatia con i protagonisti che ne mette in risalto il profondo lato umano. Tranché di Loop eh, Bureau invece è un'opera prima un giovane documentarista francese che ha trascorso alcuni mesi nelle trincee del Donbass in Ucraina per documentare la guerra di posizione che ancora va avanti tra indipendentisti e truppe filorusse che continuano a fronteggiarsi come se la guerra non dovesse finire mai, tra la noia della vita di routine nelle trincee e le improvvise esplosioni di violenza. Viaggio nel crepuscolo è un documentario italiano, non so come definire altrimenti... Questo film se non come imprevedibile e sorprendente, partendo dall'analisi di alcuni film di Bellocchio, il film si apre alla riflessione sull'Italia degli anni 60 e 70 con dichiarazioni di eh, uomini di cultura, giornalisti, magistrati, attori, filosofi, critici, gente di cinema, lo stesso Bellocchio naturalmente, il tutto però in maniera per nulla convenzionale, facendo ampio uso di bellissime animazioni e proponendo interpretazioni non canoniche di quel periodo della storia d'Italia. Republic of Silence di Diana El Geroudi eh, è un altro film davvero singolare. È stato girato nell'arco di 12 anni, dall'inizio della primavera siriana che poi è sfociata nella guerra civile, sino ai giorni nostri. Un documentario fluviale di tre ore, che ambisce a restituire la storia personale, politica e sociale di uno dei periodi più assurdi e sanguinosi nella vita del paese medio orientale. Prendo presto le parole di Orva Nirabia, il marito del regista e produttore del film, oltre che militante dei diritti umani e direttore di un festival ormai defunto eh, siriano. Repubblica Osanius può essere vista come un film sull'amore, la resilienza, la guerra, la storia, il Medio Oriente, l'esilio e l'Europa. Un'esperienza cinematografica davvero singolare e rischiosa. Tutt'altro film invece questo documentario eh, che si chiama Hallelujah, Leonard Cohen, A Journey, a Song di Dan Geller e Diana Goldfine. Nel titolo c'è quasi tutto: il lavoro e la vita di un grandissimo cantautore e poeta, visti attraverso il prisma della sua canzone più famosa, eh, un cantante adorato alle sue fan. Una canzone adorata alle sue fan, rifatta in cover da decine di altri interpreti. Il film è una biografia peculiare e unica, ricostruita a partire da straordinari materie d'archivio in equilibrio fra sensualità e spiritualità con una serie di cover della canzone Alleluia che vi assicuro fanno venire i brividi. Un altro film musicale, De André, De André Storia di non impiegato di Roberta Lena, secondo documentario musicale della selezione di quest'anno, non solo un ritratto con elementi inediti del cantautore genovese amatissimo, ma anche un'indagine dei suoi rapporti tormentati con il figlio Cristiano, un po' meno conosciuti e indagati, eh, il quale Cristiano reinterpreta in concerto tutti i brani di questo celebre album che dà il titolo al film, con eh, straordinari arrangiamenti musicali. Eh, al termine della proiezione del film, eh, Cristiano Di Andrè si esibirà in un mini concerto dal vivo in sala d'Arsena venerdì 10 settembre alla sera alle ore 21. Beh, questo è un altro come dire, documentario abbastanza singolare, Django and Django. Eh, lo ha montato Lu Lucarea a partire da una intervista inedita realizzata da Steve Della Casa a Tarantino che parla della sua ammirazione e del suo amore senza limiti per Sergio Corbucci e il western italiana, tenendo una vera e propria lezione di cinema eh, destinata quasi sicuramente a fare storia. Eh, Ezio Bosso, le cose che restano. Eh, Verdelli era stato a Venezia lo scorso anno con un bellissimo ritratto di Paolo Conte. Eh, questa volta eh, ci propone ci una, commessa, una commossa rievocazione dedicata a un musicista, compositore scomparso di recente, improvvisamente assurto ad una grande popolarità dopo essere stato colpito da una grave malattia che però non gli ha impedito fino all'ultimo di esibirsi. In concerti eh, affollatissimi e partecipatissimi eh, dal, dal pubblico. Passiamo alla sezione di, dei film invece eh, di finzione fuori concorso. Il bambino nascosto. Scusate, ho sbagliato slide. Ecco il, eh, il film di, di Roberto Andò, è anche io li cito in ordine alfabetico a seconda del nome del regista, ma questo è l'ultimo film, film che vedremo alla mostra perché è il film di chiusura, il film che chiude la 78esima edizione della mostra del cinema di Venezia. Eh, Nell'anno in cui molti registi sembrano aver dato il meglio di sé, anche Andò, lasciatemi dire, non fa eccezione. Silvio Orlando ci offre una delle sue migliori eh, interpretazioni, misurata, contenuta, emozionante, mentre l'intreccio che non voglio assolutamente svelare è è imprevedibile e appassionante. Andò a lavoro sugli spazi, sul contrasto fra interno e esterno di un vecchio palazzo napoletano a con i suoi segreti, e i suoi misteri. Eh, lavoro sul rapporto che si instaura, come fa capire il titolo, fra un solitario maestro di musica e un adolescente in fuga per i motivi che scoprirete vedendo il film e mi sembra un bel modo per chiudere la mostra. Fuori concorso anche Alice Humane di Ivan Attal, che adatta per lo schermo il romanzo omonimo di Karin Tull uscito pochi anni fa, con lo stesso rigore e la stessa intensità del libro, decostruisce minacciosamente un atto di violenza sessuale e i successivi sviluppi giudiziari. Pochi film, lasciatemi dire, riescono a essere in presa diretta sul presente come questo. Eh, probabilmente sarà destinato anche a far molto discutere, eh, però c'è un, un grande cast, ben Attal, che è il figlio del regista nella parte del protagonista il violentatore. E poi c'è Charlotte in Gainsbourg, che tra l'altro sarà anche a Venezia con un altro film di cui poi vi parlerò, e Matteo Cassovitz. Ariaferma ferma è il terzo film di Leonardo Di Costanzo che secondo noi ha realizzato in questo modo la sua opera più fin, convincente fino ad oggi. Interamente girato all'interno di un vero carcere sardo, il film mette in scena il rapporto singolare che si instaura tra il capo delle guardie carcerarie, impersonato da Tony Servillo, e un carcerato che è Silvio Orlando, straordinari entrambi, nel tempo sospeso di una reclusione in attesa che il carcere venga definitivamente eh, chiuso. Uh, un film che invita a una riflessione non banale sul tema delle carceri e sul valore delle pene detentive, anche questo mi sembra un tema oggi di grande attualità legato a fatti di cronaca di cui siamo tutti al corrente. Ci spostiamo in tutt'altri territori con Halloween Kills, dodicesimo episodio di una delle saghe di maggior successo. David Gordon Green aveva diretto il capitolo precedente, che ebbe un grandissimo successo due anni fa, e sta girando adesso anche il capitolo successivo, che uscirà l'anno prossimo. Una sorta di trilogia destinata a diventare una sorta di cult per i cultori del genere, e aggiungo soltanto che in occasione della presentazione del film verrà assegnata a Leonardo la carriera all'interprete Jamie Lee Curtis. Uh, Halloween, Kills, Halloween Kills è anche uno dei tre film della Universal, uh, quest'anno a Venezia, mi piace segnalarlo. Con la, la scuola cattolica, Stefano Mordini ricostruisce invece uno dei fatti di cronaca più efferati e insensati dell'Italia degli anni 60 70, scusate, uh, senza cedere alla tentazione di sfruttarne gli aspetti più morbosi e inquietanti, ma invece seguendo. Fedelmente alla cronaca degli eventi descritti nel romanzo omonimo da uno dei protagonisti di quella orribile vicenda. Uh, Hold Henry di Pozzi e Ponsiroli è un western. E la risposta alla domanda è se sia possibile ancora oggi girare un western classico senza fare dell'archeologia del cinema e senza fare della pura nostalgia. Uh, il più che onesto approccio al genere di, di Ponsiroli, servito da un cast di ottimi attori, tra cui, tra cui si distingue il protagonista, uno straordinario Tim Blake Nelson, è al servizio di una rievoluzione del mito, su, su, rispetto al quale non voglio fare spoiler, perché anche lì è una bella sorpresa che dovrete scoprire da soli vedendo il film. Uh, fatte le debite proporzioni, non siamo troppo lontani da, come Riflessione anche come estetica da Clint Eastwood di Unforgiven. The Last Duel di Ridley Scott eh, non è l'ultimo film di Ridley Scott che è The House of Gucci, che però non è pronto, uscirà solo dopo. Ma è invece un film girato eh, in lo scorso anno, interrotto a causa del, della, del Covid e poi ripreso. Finalmente ultimato: il nuovo film di un grande maestro del cinema. L'ispirazione viene da una storia vera ambientata nel Medioevo, raccontata dal punto di vista dei tre protagonisti, come se fossimo in Rashomon di Kurosawa. La protagonista è una donna che ha subito violenza, eh, costretta a misurarsi con le istituzioni del tempo, dominata dai codici della cavalleria, eh, se la vicenda riverbera echi contemporanei e perché numerose vestigia patriarcali che risalgono al XIV secolo sembrano essere ancora presenti nelle società di oggi e sono oggetto ovviamente di un intenso dibattito contemporaneo legato al #MeToo. Eh, sono davvero grato alla Walt Disney che ritorna a Venezia dopo molti anni di assenza per averci concesso il privilegio di presentare questa anteprima mondiale. Un'altra anteprima straordinaria attesissima è quella di Dune di Denise Villeneuve. C'è ben poco da dire a proposito di uno dei film più lungamente attesi della nuova stagione, eh, il nuovo capitolo della filmografia entusiasmante per me di uno degli autori più interessanti del grande cinema hollywoodiano di oggi, un romanzo di culto, un cast stellare, vedete tutti, eh, non tutti, ma insomma no. la maggior parte degli autori citati nella, nella slide. Effetti speciali mai visti, visivamente è un film assolutamente impressionante. Sono questi gli ingredienti di base di un super spettacolo, tutto da scoprire. E anche in questo caso, un ringraziamento particolare alla Warner Bros che ci ha offerto il privilegio di questa anteprima mondiale a conferma di un rapporto di fedeltà reciproca che siamo fieri e onorati di poter confermare anche quest'anno. Last Night in Saw Edgar Wright, il nuovo film di Edgar Wright, secondo film, secondo dei tre film Universal uh, a Venezia quest'anno, un gran bel film, lasciatemelo dire, non solo un musical estremamente godibile, con scene oniriche, coreografate e musicate in maniera travolgente e geniale, ma anche una, forse in attesa, rivisitazione del lato oscuro della Swing in London uh, degli anni 60 che sfocia in un finale da film horror, eh, se non inatteso almeno quantomeno inquietante. Una colonna sonora stupenda, due protagoniste bravissime e uno stuolo di iconici comprimari tra cui è bello ritrovare Terence Stamp e Rita Tushingham. C'è una piccola sezione a cui ormai siamo abituati, quella dedicata alle serie tv. Uh, fuori concorso, uh, questa è una miniserie prodotta da HBO in cinque episodi. Si chiama Scene from a Marriage, um, è scritta e diretta da Agai Levi, il regista israeliano e uno dei creatori di serie di, ma di maggior successo a livello internazionale. Qualcuno ricorderà In Treatment, The Affair, Our Boys. Uh, beh, eh, sette anni fa è stato contattato dalla famiglia di Ingmar Berryman. Che gli ha proposto di realizzare una riscrittura del capolavoro di, eh, di Berman. Eh, insomma, il risultato è un film sorprendente. Lasciatemelo dire, che non fa rimpiangere l'originale. Eh, a Guy Levitch ha messo sette anni per trovare la chiave mh, giusta per riscrivere questo film. Eh, I dialoghi rivaleggiano con quelli di Berman in brillantezza e profondità. Ci sono variazioni narrative inaspettate e soprattutto due protagonisti che rivaleggiano in bravura sono Jessica Chastain e Oscar Isaac, al meglio della loro, della loro, delle loro sottigliezze interpretative. Oscar Isaac, tra l'altro lo, lo, lo dico, è ehm, presente a Venezia con ben tre film quest'anno. Siamo arrivati all'ultima e più attesa sezione della. Del festival che è il concorso, eh, Venezia 78, si apre come sapete già con il film di Pedro Almodóvar, Madres Paralelas, un grande ritorno in concorso a Venezia dopo tanti anni di assenza, il suo ultimo film in competizione era del, addirittura del 1988, una storia tutta al femminile come tanti film di questa edizione della mostra. Che riconferma la straordinaria sensibilità di Pedro, se mai ce ne fosse eh, bisogno. Insomma, per l'universo femminile e l'universo materno. Un ritorno a Venezia è anche quello di Anna Lilia Mirpur. C'era stata nel 2016 con un film che si chiamava The Bad Batch. Questo si chiama Mona Lisa and the Blood Moon. Eh, ancora una volta ehm, la regista gioca con i codici del genere, anzi con più generi in questo caso. Uh, ci offre un ritratto abbastanza sorprendente, coloratissimo e funky di una ragazza degli strani poteri, non aggiungo altro perché è tutto da scoprire ambientato a New Orleans uh, la ragazza è fuggita da una clinica per malattie mentali e cerca ovviamente un posto in un mondo non proprio diciamo così un po' ostile, non proprio uh, ospitale uh, anche quello di Brisé è un ritorno a Venezia, uh, A Notre Monde è il titolo del film, il terzo capitolo di una trilogia sul mondo del lavoro. Uh, I primi due film erano bellissimi, li ricorderete, però c'è un ribaltamento di prospettiva in questo, perché i problemi, no, eh, di, le difficoltà di, di operai e sindacalisti alle prese con le leggi in un mercato sempre più cinico e brutale... Questa volta invece sono rappresentate dal punto di vista del dirigente dell'azienda, del direttore di questa, di, questa, eh, di questa impresa che è costretto, dalla, proprietà, eh, dalla nuova proprietà eh, a scelte drammatiche. Secondo me si tratta del miglior film della trilogia, ma vi lascerò giudicare, eh, giudicare. Devo dire che c'è un Vincent Lindon assolutamente straordinario, quest'anno a Cannes l'ho si visto in un. In un numero di film impressionante e, ed è probabilmente l'attore francese più bravo del, del momento. Um, un altro ritorno straordinario, attesissimo e preannunciato, è quello di Jane Campion con The Power of the Dog, tratto da un romanzo omonimo, un film duro e spiazzante con un grande cast, uh, Kingston Dunst uh, tra gli altri e, e, e un imprevedibile Benedict Cumberbatch. In un ruolo inconsueto e complesso, in parte anche ingrato, devo dire, ma che confermano le sue grandi doti di interprete. Uh, L'altro film italiano dei cinque uh, in concorso a Venezia è America Latina dei Fratelli di Innocenzo, che stanno facendo una carriera rapidissima. Sono al terzo film, stanno scalando le vette del cinema italiano, collocandosi tra gli autori più. Interessanti e discussi eh, dopo il film corale come favolacce. Questa volta invece propongono una sorta di assolo. C'è un unico protagonista del film, uno straordinario Elio Germano. Eh, non vi dico altro perché non voglio assolutamente spoilerare, visto che anche questo film contiene importanti sorprese. Eh, per la prima volta in concorso a Venezia invece una giovane regista francese di origine libanese, Audrey Diwan. Diwan il, titolo, il film è L'Avenement, è tratto da un romanzo omonimo e autobiografico di Annie Arnaud, che racconta la propria personale esperienza alle prese con l'aborto quando era giovane studentessa universitaria nella Francia degli anni Sessanta, dove l'aborto ovviamente era ancora proibito. Un film durissimo, a volte anche sgradevole, ma che rivela in realtà una grande sapienza di messa in scena. È un'attrice, anche in questo caso, Anna Maria Bartolomei, a cui non è difficile credo, pronosticare una, una bella carriera. Competencia Official Official Competition di Gaston Duprat e Mariano Con, la terza volta per questa coppia di registi. Argentini a Venezia, qui avevano vinto un premio per il miglior attore con Il Cittadano illustre nel 2016. Questa volta realizzano una sfrenata e caustica presa in giro del narcisismo irrefrenabile di attori e registi. Eh, sono serviti da una sceneggiatura brillantissima e irresistibile, alla quale ha collaborato, a, come al solito, Andrés Duprai, fratello di, di Gaston, e, e un trio di star. In stato di grazia, Penelope Cruz, Antonio Banderas e Oscar Martinez. Scusate, eh, ho suonato troppo avanti. Ecco l'altro film italiano in concorso è Il Buco di Michelangelo Fan Martino. Secondo dei cinque film italiani in concorso, sono trascorsi 11 anni dalle quattro volte il film precedente di Fran Martino. Con il quale si è imposta l'attenzione mondiale. Eh, ci è voluto tantissimo per realizzare quest'opera che ricostruisce con grande rigore, senza dialogo e senza musica, l'impresa di una, un gruppo di speleologi piemontesi nel 1961, cura maniacale del suono, eh, immagini di eh, Renato Berta straordinarie. Non aggiungo altro perché. Anche in questo caso voglio che scopriate da soli la bellezza di questo film che ha la purezza di un diamante. Dopo il molto discusso e premiato film dello scorso anno, che ricorderete era Nuove Orden, eh, torna a Venezia Michel Franco con un film che si chiama Sundown, interpretato da Tim Roth che è, uno, che è un po' uno dei suoi attori feticcio, e Charlotte Gainsbourg. Uh, non voglio raccontare la storia del film neanche farne cenno perché non si può rovinare la sorpresa di un film che ne contiene molte e la suspense di un racconto che ancora una volta fa perno sulla inquieta visione del mondo di questo regista messicano che è anche produttore, tra l'altro produttore di un altro film che fra poco annuncerò. Uh, dalla Francia arriva eh, il secondo dei tre film francesi in competizione, si chiama Illusion Perdue di Xavier Gianoli ed è la posizione ovviamente del romanzo omonimo di Balzac, un film appassionante con un cast di primordine, eh, primordine, Cécile de France, Gérard Depardieu, Xavier Dolan, Jean Balibar, Benjamin Voisin che è nel ruolo del protagonista. E, e devo dire che l'aspetto forse più interessante e curioso è l'audace tentativo di far risuonare di echi ec contemporanei nelle vicende dell'aspirante scrittore in cerca di successo a Parigi. Operazioni sempre molto delicate e rischiose, ma che in questo caso invece mi sembra assolutamente eh, riuscita. The Lost Daughter, Maggie Hall. È l'esordio alla regia di questa uh, popolare attrice, tratto con molta fedeltà dal romanzo omonimo di Elena Ferrante. Nei panni della protagonista Olivia Colman, bravissima nel tratteggiare i turbamenti di una donna di mezza età, alle prese con i fantasmi del passato. Nel cast anche molti altri attori: eh, Dakota Johnson, Peter eh, Sarsgaard. Uh, Alba Rorbacher, Ed Harris eh, eh, e altri che insomma scoprirete. Un altro ritorno a Venezia, atteso ma in qualche modo anche preannunciato, Spencer di Pablo Larrain. Nell'anno dell'anniversario della nascita della principessa Diana, il film di Larrain si concentra sul, uh, sui giorni, sul weekend eh, in cui. Diana decide di divorziare da una famiglia che non sopporta più eh, grande interesse e attesa per il modo in cui Kristen Stewart darà vita al ruolo della principessa e conoscendo Pablo grande curiosità per l'approccio che è sicuramente non semplicemente cronachistico alla vicenda terzo film italiano in concorso a Venezia, Freaks Out di Gabriele Mainetti. Anche lui ci ha messo un bel po' di anni dopo il suo esordio folgorante con G. Grobot nel 2015. Tutti lo aspettano al varco eh, con questo nuovo film che arriva dopo sei anni: eh, molto chiacchierato, molte voci sulla sua complessa e turbolenta lavorazione. Tutte le curiosità saranno presto soddisfatte e mi immagino nessuno sia, sarà destinato a rimanere deluso per l'altezza delle sue ambizioni, per la dimensione produttiva e per il fatto che Magnetti, benché giovanissimo, si sia riuscito a fare quasi tutto da solo, beh, insomma, credo si possa dire che sia un caso forse più unico che raro nel cinema italiano e fa pensare a grandi autori peraltro citati nel film, non sono citate di semplici citazioni, ma insomma eh, trovate tracce del cinema di tra le tracce di, di, di film di Leone, di Spiribre e tantissimi altri che non, che non mi sto a, a elencare, ma in un film che comunque rimane personalissimo, originale e estremamente eh, importante. Quarto film italiano in concorso, eh, qui li io di Mario Martone. Mario Martone è abbonato, qualcuno dirà, a Venezia perché <ride> è presente quasi sempre con i suoi film. Eh, questo a mio parere è una delle scuole più riuscite. Eh, mette in scena la figura di Edoardo Scarpetti, il capostipite dei comici napoletani, grande attore e commediografo d'inizio secolo. Eh, insomma, per Martone è una specie di invito a, a nozze, a ricostruire quell'ambiente, l'ambiente napoletano, l'ambiente teatrale napoletano. Eh, Servillo giganteggia in un cast di attori eh, napoletani di caratteristiche Assolutamente straordinaria, la ricostruzione d'epoca è davvero impressionante e vi lascio scoprire da soli gli altri pregi del film. Di questo, invece, non saprete, immagino, assolutamente nulla. Eh, si chiama On the Job: The Missing Eight, è un film filippino, eh, offre il meglio di una produzione nazionale a cavallo fra cinema di genere e cinema d'autore. Eric Matti viene dalla serie B dove ha realizzato film di culto, praticando il softcore, la parodia dei film di supereroi, l'horror, il poliziesco. E in questo film che dura tre ore e mezza, guardate, sono moltissimi quest'anno i film lunghi, i film che superano ampiamente le due ore e in qualche caso anche le tre ore. Non so se sia un effetto dell'influenza serie, delle serie TV sui film, però bisognerà farci qualche riflessione. Comunque dicevo, in questo lavoro che dura oltre tre ore e mezza, Eric Matti fa, compie un salto, compie un salto verso la Serie A, senza rinunciare a nulla del suo passato, ma condendolo con una durissima e coraggiosa denuncia politica della corruzione che dilaga nel suo paese, quindi un film barocco, eccessivo, che ci ha letteralmente ci ha divertiti e letteralmente conquistati. Dalla Polonia eh, giunge invece questo film, si chiama Leave No Traces eh, di Jan Maturczynski, la dimostrazione che il cinema politico, quello che un tempo si chiamava cinema politico, non è morto. Anche in questo caso un film lungo, 160 minuti, che il regista impiega per ricostruire con meticolosa precisione e passione civile un episodio autentico, la morte di un giovane a seguito delle percosse subite dopo un ingiusto arresto da parte della polizia, della polizia del regime comunista nella Polonia di Jaroszewski. Anche qui, un salto indietro nella storia, anche qui il regime eh, stalinista che fa da sfondo alla vicenda di Captain Volkonogov Escaped, di Natasha Merkulova e Alexei Chupov, che non sono sconosciuti, almeno agli spettatori veneziani, perché il loro film d'esordio... Uh, era stato visto e molto apprezzato a Orizzonti nel 2018, si intitolava The Man who Surprised Everyone. Uh, poi ha circolato in moltissimi festival, eh, li ha fatti conoscere, hanno vinto premi, eccetera. E quindi è un grande piacere accogliere di nuovo Venezia, questa volta nel concorso principale, un film potente e ambizioso. Eh, eh, ho detto, è ambientato nel periodo delle purghe staliniane, è servito da un attore straordinario che tra l'altro vedrete anche nell'altro film russo, quello di Orizzonti, Mamma Ia eh, Si chiama Yuri Borisov. Tenete a mente questo nome perché lo vedremo spesso in futuro. Eh, un altro, graditissimo ritorno a Venezia, Paul Schroeder, con The Car Counter, eh, che anche ritorna sui temi più congeniali, il senso di colpa, la redenzione, il desiderio incontrollabile di vendetta, Ostar Isaac, è il protagonista, eh, con William Defoe e Ty Sheridan, un triangolo morale che eggia sullo sfondo il dramma cupo del campo di detenzione di Guantanamo eh, e questo è il terzo film della Universal che vedremo a Venezia. L'ultimo film italiano in concorso, ma lo sanno tutti ormai perché la voce è circolata ampiamente, è il nuovo film di Paolo Sorrentino, è stata La mano di Dio titolo internazionale di Hand of God prodotto da Netflix, eh, ricostruisce i tragici, drammatici eventi che hanno portato alla morte dei suoi genitori, ma anche la dolorosa elaborazione del lutto che ne è seguita e gli sviluppi che avrebbero portato poi Sorrentino a trasferirsi a Roma e a diventare il regista che tutti amiamo e conosciamo. Nel cast anche Tony Sorvillo che è a Venezia. Eh, Beh, con, ben, con ben tre film, insomma, anche lui. Uh, reflection di Valentin Vasianovic, anche lui non è sconosciuto agli spettatori veneziani perché il suo primo film, Atlantis, vinse il premio come miglior film di Orizzonti nel 2019 qui a Venezia, per poi ottenere riconoscimenti e apprezzamenti a livello internazionale. Fu anche candidato uh, agli Oscar. E con grande piacere, quindi, che eh, accogliamo il suo secondo film nel concorso principale. I temi sono in realtà molto simili a quelli del primo film: l'orrore e la violenza disumana della guerra. Anche in questo caso con alcune scene di grande violenza che disturberanno qualche. sono destinate a disturbare qualche spettatore. Ed è bene che siano avvertiti, ma soprattutto la difficoltà di superare le lacerazioni che. Che la guerra e i suoi traumi produce sugli esseri umani. Ma insomma, la potenza e l'intensità dello sguardo di Vasianovic mi sembra davvero indiscutibile e singolare. E siamo arrivati in questo modo all'ultimo film della selezione di quest'anno: La Caja di Lorenzo Vigas, secondo film del vincitore del Leone d'Oro di Venezia. Eh, di alcuni anni fa, lo ricorderete, Desdeia era il titolo di quel film, anche lui ci ha messo qualche anno a realizzare la sua opera seconda, non solo a causa del Covid ma anche per la sua estrema puntigliosità, meticolosità. Eh, non voglio anticiparvi nulla, ve lo lascio scoprire a Venezia dove vi aspettiamo tutti per celebrare, ci auguriamo, la ripartenza del cinema sperando che sia davvero la volta buona. Però prima di concludere lasciatemi eh, dire ancora una cosa. Eh, un festival è il risultato di un lavoro di squadra, un lavoro collettivo, non il frutto delle scelte di una sola persona. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno affiancato in questo anno non facile e hanno condiviso problemi, valutazioni e decisioni. A cominciare ovviamente dal presidente della biennale Roberto Cicutto Ringrazio per il suo appoggio incondizionato il direttore generale Andrea Del Mercato e poi non faccio più i nomi perché sarebbero troppi. Ma l'intera struttura organizzativa e amministrativa della Fondazione, eh, la mia assistente Angela Savoldi. Lei si la cito perché senza di lei non avrei potuto fare il festival, sarei privo di memoria e di energia. E poi, ovviamente, un ringraziamento particolare agli esperti che hanno condiviso con me le visioni dei film. E corrisposto con autori di paesi, aree geografiche dove io non sarei mai potuto arrivare da solo. Un grazie di cuore anche ai responsabili di Venice Production Bridge, il nostro mercato veneziano, di Biennale College Cinema e Biennale College VR e di Final Cut in Venice. Infine, ovviamente, un grande ringraziamento alla stampa nazionale e internazionale che ci ha sempre seguiti, stimolati e sostenuti con grande attenzione, lo faranno mi auguro anche quest'anno, e grazie a tutti voi che ci avete seguito con pazienza da casa o dal vostro ufficio, sopportando la mia incapacità di sintesi già lamentata dal Presidente. Grazie, ci vediamo a Venezia. Voglio... Prima di passare alle domande, e quindi poi mi direte se c'è un stacco o si va in diretta, eh, anche io voglio fare dei ringraziamenti ma preventivi. L'anno scorso, assieme al Biennale, al team e alle autorità che ci hanno accompagnato, tutto è successo perché ci sono stati i giornalisti, i fotografi, i produttori, gli autori e il pubblico che sono venuti numerosi, che hanno eh, coprodotto con noi la mostra dal punto di vista della sua realizzazione e soprattutto dell'aver dimostrato che insieme, rispettando le regole e avendo veramente la voglia di partecipare, si riescono a fare imprese molto complicate. Quindi li ringrazio preventivamente per quel che hanno fatto l'anno scorso e per quello che faranno quest'anno. Ditemi voi se si va in diretta o se dobbiamo... C'è una pausa. Ok, grazie a tutti e a fra poco.